La campagna elettorale è anche l'occasione di poter ritrovare quegli amici e gli elettori che poi ci hanno sempre sostenuto e che hanno condiviso il percorso fatto in questi anni. Io dico sempre che sono stati anni importanti che hanno visto la città di Ragusa cambiare e che hanno bisogno, sicuramente tante altre cose che vengono fatte, e hanno bisogno una grande squadra. Questo è il lavoro che Giovanni Cosentini insieme agli amici del Partito Democratico, dell'UDC, delle altre liste civiche, di Megafono, di Territorio, di Ragusa Domani, stanno cercando appunto di fare quotidianamente, giorno dopo giorno. Mi permetto di dire che mentre ancora c'è chi non ha un programma o chi ha presentato da poco anche le soluzioni, ecco, di governo per la città, questa è una squadra che già lavora da tempo ed è una squadra che da tempo incontra le nostre comunità. È chiaro che sono momenti difficili anche per poter anche di interlocuzione. La crisi economica allontana e allontanato la politica dalle comunità, però mi permetto di dire che noi ci siamo sempre stati, cioè siamo stati una classe dirigente sempre vicina e sempre presente, e lo continuiamo a essere. Giovanni Cosentini insieme alla sua squadra rappresenta davvero una continuità con l'innovazione. Davvero questa è una squadra che può fare tutte le cose che non sono state fatte sino ad oggi, partendo comunque dai completamenti che sono fondamentale. Ma stasera abbiamo incontrato tanti amici che sono sul territorio, tanti amici che fanno professione sempre legata al mondo dell'agricoltura, ma che, come dire, conoscono le esigenze del comparto agricolo, le esigenze della zootecnia. E devo dire che questa è la campagna elettorale più bella che si possa fare, quella di sentire le loro ragioni, sentire, dare ascolto a quelle che sono le esigenze e le opportunità che questo comparto ha. Noi abbiamo fatto diversi incontri in questo senso, l'abbiamo fatto con tante categorie, l'abbiamo fatto con tante attività produttive e ne vogliamo fare ancora tante, perché il nostro programma, abbiamo detto, deve essere un continuo divenire. Non può avere la presunzione un candidato a sindaco né una squadra assessoriale di ritenere esaustivo il suo programma. Il suo programma lo deve vivere assieme a tutti gli altri e fino all'ultimo giorno adeguarlo a quelle che sono, a quello che è il comune sentire della gente. Solo allora avremo fatto un buon lavoro e solo allora riusciremo ad amministrare, come dire, in coesione con quello che vuole la gente. Sicuramente la squadra che si è andata formando in alleanza, come diceva l'onorevole Di Pasquale, è una squadra di eccellenza, è una squadra di eccellenza perché, come dire, fa vivere come dire, un'esperienza che nel passato non si è potuta vivere per una serie di contrapposizioni che nulla avevano a che vedere con la politica e che oggi invece sono diventate disegno politico, sono diventati progetto politico. Io ritengo che di essere stato fortunato a poter interpretare questo nuovo progetto politico, lo voglio interpretare insieme a tutti gli altri con l'intestanello, lo voglio interpretare con il governo regionale perché i comuni e soprattutto la città capoluogo ha bisogno della regione, ha bisogno di un presidente della regione amico, ha bisogno, come dire, di condividere e di portare le istanze a Palermo perché queste vengano accolte. Non è un caso che venerdì 17 maggio alle ore 18 apriremo la campagna elettorale e avremo il piacere di ospitare il Presidente della Regione, il Segretario Regionale del PD, ma soprattutto di avere tanti assessori e tanti altri deputati che hanno compreso che questa sarà una nuova pagina di storia della politica ragusana e quindi il loro supporto non deve e non potrà mancare.